Guardate tutto il tormento di fuoco. I zombie che muoiono addirittura. Uè ragazzi e bentornati su Kino TV. Prima di cominciare col video vi voglio chiedere subito una cosa: vi piace la nuova intro? Fatemelo sapere nei commenti, perché è ancora in fase di elaborazione, l'immagine non è finita, è provvisoria, la sto elaborando piano piano io personalmente. Come l'intro, voglio arrivare a un punto dove l'intro si vedrà piano piano sul video e non più all'inizio, in modo che perdiamo così tanto tempo, eccetera eccetera. Fatemi sapere con un commento la vostra. Comunque, il video di oggi cosa vi spiegherò? Perderemo pochissimo tempo qua in lobby e vi spiego il bug dell'elemento, raga. Semplicemente questo bug è stato scoperto da certi utenti su Reddit, è già in giro da un bel po', vedo che nessuno ci ha fatto caso. Io ci faccio questo video perché molti di voi mi hanno chiesto: chi non ha mai sentito il bug dell'elemento? Hai sentito cosa, di cosa si tratta? Io non ho ben capito. Bene raga, adesso vi andrò a mostrare semplicemente questo bug. In più vi farò qualche aggiunta nel video per renderlo un po' più particolare, un po' più pieno. Non vorrei superare i 10 minuti, quindi perdiamo poco tempo e lanciamoci in missione. Ok, allora vi spiego in parole semplici in cosa consiste questo bug. Come vedete mi sono craftato un lanciapalle di neve, quindi elemento ad acqua, dopodiché uno scavafosse, elemento fuoco. Beh, ho usato lo scavafosse raga, ma voi potreste usare qualsiasi arma, per esempio anche il lancia Halloween. Anzi, andiamo a mettere proprio il lancia Halloween. Come vedete il lancia Halloween che cos'ha? La perk di tormento, mentre il lanciapalle di neve ha la perk che rallenta la velocità di movimento. Guardate bene, ricordatevi, il lanciapalle di neve rallenta e il lancia Halloween al tormento. Quindi, cosa abbiamo detto? Il lanciapalle di Halloween, sì, vabbè, sto fuso io raga. Il lanciapalle di neve non ha il tormento, mentre il lancia Halloween ce l'ha. Semplicemente questo, tenete a mente. Guardate cosa succede, Guardate, guardate il tormento di fuoco. Eppure io ho sparato col lanciapalle di neve, non ho sparato col lancia Halloween. Avete visto? L'ha fatto un pochino a distanza perché sennò il colpo non fa in tempo, diciamo, a convertirsi, come possiamo dire. Convertirsi è la parola giusta, secondo me. E questo dà un'idea di quanto è ancora buggato questo gioco. Ecco perché Salva il Mondo non potrà essere gratis ancora per un tot. Finché esistono bug del genere, come possiamo fare? E guardate, riproviamo dall'alto, vi faccio vedere. Lanciapalle di neve, switch launch Halloween. In questo caso li ho one shottati. Guardate tutto il tormento di fuoco. I zombie che muoiono addirittura. E diciamo, e ricordiamo che il lanciapalle di Halloween rallenta, quindi non ha il tormento. Non è possibile che applichi il tormento per di più di fuoco. Viceversa, se noi spariamo appunto col lancia Halloween e switchiamo il lanciapalle di neve, si rallentano gli zombie. In questo caso non hanno il tormento. Mi conviene usare di più il lanciapalle di neve che pressino d'acqua. Poi sì, il tormento di fuoco contro gli zombie ad acqua, diciamo che non è il massimo, raga. Però era giusto per rendere l'idea, no? Guardate, lo muore? Eh sì, è morto. Anche comodo, Devo dire, molto molto comodo. Spari il primo colpo in mischia, tutti si tormentano, poi passi uno squarcio del drago. E questa cosa è possibile farla anche con un'altra combinazione. Aspettate, perché vedrete una cosa e non crederete ai vostri occhi. Come tutti voi ben sapete, la Matt Candy Corn, quando andiamo a uccidere gli zombie, potrebbe droppare delle caramelle curative. Quindi la sua perk particolare è appunto questa. Noi andremo a utilizzare il lanciatore nobile per comodità, ma possiamo utilizzare sempre anche il lanciapalle di neve, come vi ho fatto vedere prima. E possiamo fargli droppare addirittura agli zombie tutte le caramelle curative. Avete visto? Basta fare lo stesso giochetto di prima, switchare l'arma. Vediamo, vi faccio rivedere la rallenti.
Ricordiamo di tenersi un pochino a distanza in modo che il colpo faccia in tempo sempre a convertirsi. Ed ecco svelato il mistero, raga. Non è niente di che, la Epic sicuramente lo fixerà a breve. E queste caramelle, se io vado sotto di vita, ovviamente mi curano la vita, niente di che. Però possiamo provare tantissime combinazioni e sbizzarrirci un attimo, raga. Per questi giorni possiamo divertirci un po' a variare il gioco. Allora, quando vi avvicinate all'accampamento, voi potete già iniziare a tenerlo caricato, il colpo del lanciatore nobile. Se siete con ninja potete anche scappare nel frattempo. Ci facciamo seguire da più piccoletti possibili. E poi... una sola caramella curativa. Ah no, dai. Due o tre. Certo, l'utilità della vita magari per noi livelli alti non è il massimo, però... che dire? Rimangono solo loro. Vi ho spiegato tutto il bug, diciamo, come funziona e tutto il resto. Raga, io vi sfido, se riusciamo ad arrivare a 500 like sotto questo video, proveremo lo stesso bug con la mia spada al Krypton Legacy. Non l'ho provata in questo video apposta, vi voglio lanciare questa sfida. Dunque, raga, vi ho svelato il mistero dell'elemento. Detto questo, speriamo che la Epic lo patchi comunque il prima possibile. Ma anche no, magari ci divertiamo un po'. Non è un bug che comunque va a intaccare così tanto le meccaniche di gioco. Detto questo, potete sbizzarrirvi con tutte le perk secondarie che avete. Tipo, ciascun colpo sparato conferisce 3,5% allo scudo. Quindi voi sparate col lanciarazzi, switchate il pompa e può essere che vi dà lo scudo. Adesso io non ho testato, ma sicuramente troverete tante combinazioni magari molto più divertenti. Detto questo, raga, fatemi sapere nei commenti anche quali combinazioni avete trovato, fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto della intro, ci tengo tanto a sapere questo. Io per oggi non posso fare altro che salutarvi, ci vedremo domani con un nuovissimo episodio. Bella bella!